Con una sentita manifestazione, venerdì 10 febbraio, la scuola pugliese ha salutato Lucrezia Stellacci, che lascia il suo incarico di direttore dell'ufficio scolastico regionale pugliese per ricoprire l'alto incarico di capo dipartimento alla direzione centrale del Ministero. Dopo i ringraziamenti del direttore reggente Ruggero Francavilla, abbiamo un caso Puglia a livello nazionale, questo è già tanto. Ed è tanto anche il fatto che l'amministrazione centrale per la prima volta abbia pensato ad una donna del sud. Dell'assessore regionale Alba Sasso. Ci mancherai per quello che hai saputo costruire e creando appunto questa rete, questa capacità, questa solidarietà dai vari soggetti. Un direttore visibilmente commossa ha ripercorso le tappe della sua permanenza in Puglia. In estrema sincerità ve lo devo dire, io mi sentivo perdente, perché era come venire da una regione di serie A ad una regione di serie B. Mi avete smentita in pieno e io di questo vi dico, siete stati una sorpresa. Infatti non avrei mai. Siamo davvero arrivati ad un livello alto e dobbiamo mantenerlo questo livello e voi dovete andare avanti con tanto orgoglio, voi siete ancora capaci di tanto orgoglio. La dirigente Anna Camalleri si è fatta poi ambasciatrice del personale dell'ufficio scolastico regionale e dell'intero sistema scolastico pugliese. Questo fascio di fiori vuole portarti la varietà della nostra scuola fatta di tanti colori, di tante esperienze, di tante identità. Per la prima volta, come lei stessa ha sostenuto, la Stellacci si è sottoposta al tradizionale taglio della torta. E per finire, l'inno d'Italia cantato dai ragazzi della Zingarelli.